Benvenuti alla prima lezione di restauro. Ecco cosa occorre per restaurare un mobile antico. Primo, lo sverniciatore o decapante con un pennello qualunque. Poi dell'olio rosso, il classico olio rosso che troverete in qualsiasi brico, paglietta nazionale, reperibile anche questa in qualsiasi brico, gomma lacca e pennello per la gomma lacca. Per fare la gomma lacca troverete nei prossimi vi video che pubblico come fare la gomma lacca. Questo è un cassettone che andremo a recuperare. Ci saranno molti interventi da fare, come vedete. La ricostruzione delle parti mancanti, la sverniciatura. In questo caso il legno secco dal tempo. Sicuramente guarderemo le guide. Queste guide saranno da rifare. Poi eventualmente potremo anche foderare il mobile. Eccolo qua. In questo caso, per togliere la parte che è stata applicata di velluto, servirà semplicemente inumidire tutta questa parte con una spugna d'acqua. Invece, per finire la pulitura di queste bellissime maniglie d'epoca, semplicemente utilizzando aceto molto caldo e una paglietta. Prossimamente vi farò vedere nella seconda edizione le tecniche del restauro.